Il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche nasce nel 2012 dalla fusione dei dipartimenti preesistenti di Ingegneria e Matematica. Lavorano qui poco meno di 200 persone fra ricercatori e personale tecnico. Siamo coinvolti in numerosi progetti di ricerca nazionali ed internazionali e siamo molto attivi nel trasferimento tecnologico. Da noi si coniugano ricerca di base, applicata e sperimentale, grazie alla varietà delle competenze presenti e all'ampia disponibilità di laboratori di ricerca. La ricerca di base coinvolge soprattutto l'area della matematica in settori quali l'analisi numerica e matematica, l'algebra, la logica, la geometria e la statistica. Qua si studiano argomenti come geometria tropicale, statistica algebrica, grassmanniane polari, problemi di calcolo per basi di dati incomplete e questioni legate al calcolo delle variazioni. Inoltre qua studiamo metodi, strutture algebriche e algoritmi per la descrizione matematica di traiettorie e la progettazione di moti e l'approssimazione numerica di equazioni. Infine, la ricerca di base coinvolge anche alcuni settori dell'informatica, come ad esempio per lo studio di modelli e algoritmi avanzati per la bioinformatica. Sono quattro i laboratori in cui si fa ricerca applicata. In questo laboratorio ci si occupa di intelligenza artificiale. Si studiano nuove tecniche di intelligenza artificiale per la diagnosi medica e lo sviluppo di nuovi farmaci antibiotici. Inoltre si studiano metodi per l'apprendimento continuo e neurosimbolico con reti neurali. Questo invece è il laboratorio di telecomunicazioni. Qui si studiano tecnologie di comunicazione mobile di ultima generazione, come il 5G, il telerilevamento satellitare e metodi per la protezione e l'autenticazione di dati multimediali. Nel Dipartimento ci occupiamo di ricerca applicata anche nel settore dell'automazione, dove studiamo tecniche di controllo orbitale, sistemi multiagente, grafi, sistemi complessi, fino ad arrivare alle smart grids per un'energia più verde e sostenibile. Ed infine eccoci nel laboratorio di metodi decisionali, dove si studiano metodi per la gestione e la pianificazione della produzione e per l'analisi dei processi aziendali. Per la ricerca sperimentale abbiamo a disposizione ben 6 laboratori. Questo è il laboratorio di calcolatori elettronici, dove si sviluppano sistemi hardware e software per computer ad alte prestazioni, soluzioni energy saving, fino ai supercomputer e ai computer adattabili del futuro. Nel laboratorio di robotica nascono macchine intelligenti per il miglioramento della qualità della vita. Si creano interfacce aptiche indossabili per interagire con il metaverso e la realtà virtuale, robot collaborativi ed esoscheletri soft per la riabilitazione. Nel laboratorio di elettromagnetismo si studiano soluzioni wireless per una connettività globale, antenne all'avanguardia per comunicazioni spaziali, metamateriali e metasuperfici. Nel laboratorio di elettronica, elettrotecnica e misure elettroniche si progettano e realizzano sensori fisici e chimici per applicazioni biomedicali, robotiche, industriali e di monitoraggio ambientale e si realizzano interfacce elettroniche analogiche e digitali low power. E infine, insieme ai colleghi di telecomunicazioni, ci occupiamo di Internet of Things e sistemi cyberfisici. Come avete visto, il nostro dipartimento si caratterizza, cosa di cui andiamo molto fieri, per la sinergia fra competenze diverse e per la presenza di gruppi di lavoro interdisciplinari che da un lato sanno dare impulso alla ricerca e dall'altro incidere significativamente sul mondo che ci circonda.